Sono molto lieto di accogliervi e di salutarvi nella cattedrale che è la patria spirituale di tutti i lodigiani e le lodigiane. Siamo riuniti per la 7ª edizione dei colloqui di San Bassiano, ad un mese esatto dalla sua festa. E il momento storico tanto particolare ha impedito la formulazione tradizionale nella casa del Vescovo, ma non è nuociuto, perché ha consentito questa presenza di cui vi sono immensamente grato in questo luogo di ancora più alta evocazione spirituale e comunitaria. Così non ci è stato impedito di confermare la volontà di dialogo e collaborazione con le diverse componenti del territorio che ha sempre ispirato questi colloqui. Il Ministro della Difesa, al quale rinnoviamo l'augurio più cordiale di buon lavoro, darà voce qualificata subito dopo di me, addirittura al nostro Paese, forse un po' anche al mondo, per l'esperienza che ha potuto compiere in questo anno che definiamo come minimo singolare, e rappresenterà tutte le istituzioni, le istanze civili e militari qui presenti, col signor Prefetto, con tutti i sindaci, con il senatore e gli assessori regionali e le altre componenti della comunità lodigiana. Non ci sono i parroci, perché stanno celebrando o la messa o la Via Crucis, e dicono il Vescovo può celebrare al mattino, ma li ricordo in questo momento perché sono stati uniti insieme a tutti i sacerdoti e a tutti i lodigiani in quella che possiamo chiamare senz'altro, mutuando un termine addirittura dall'Apocalisse, la grande tribolazione. Sono 123 le comunità parrocchiali del territorio diocesano, riunite in 71 comuni che sconfinano oltre la provincia di Lodi in quelle di Milano, Cremona e Pavia. A tutti esprimo, cominciando dagli operatori del mondo della salute, qui abbiamo alcuni di loro, col direttore generale dell'azienda sociosanitaria territoriale e con gli operatori del mondo della comunicazione in particolare, la riconoscenza comune per aver interagito ammirevolmente con le forze migliori della nostra collettività nell'ora della prova. La nostra, cari amici, è una commemorazione. Il pensiero va all'avvio della zona rossa, la prima in Occidente. La sera di un anno fa, nella casa episcopale, eravamo numerosi e del tutto ignari dell'incombente pericolo. Fu una esplosione che avrebbe conosciuto una sorta di day after, quasi una capitolazione apocalittica che si prolunga tuttora, con l'imprevedibile che insiste a volerci fermare. La nostra determinazione risponde sicura, guardando fiduciosa al domani. L'isolamento ha imposto un faticoso pellegrinaggio nella sofferenza, ma la speranza ha assunto anch'essa le più svariate mutazioni, promettendo un superamento al quale non rinunciamo. Così i tratti drammatici di questa vicenda, e particolarmente l'ingente numero delle vittime che stasera commemoriamo ad una, in spirito di umanità e di fede, si sono alleati alle luminose testimonianze di senso civico e di vocazione al bene comune che hanno tutti incoraggiato. La memoria però deve tutelarsi da ogni eccesso se vuole custodire la sua insuperabile capacità unificante nel credere a giorni nuovi. Il terreno sociale, grazie all'equilibrio della memoria, che non deve
sottolineare solo il negativo, diviene fertile e germoglia così il futuro della coesione e della condivisione tra generazioni e comunità, dilatandosi in orizzonti sempre più ampi. Più di ogni contagio è il coraggio dell'insieme, al di là di ogni diversità, a mantenere intraprendente la solidarietà contro il timore che tutto cambi troppo o che tutto resti come prima. Un opinionista ha detto: di certo il virus ci insegna che l'individualismo non è la via. Isolati non esistiamo. È il paradosso di un insegnamento tratto dall'isolamento e invoca quella fraternità universale che prepara un domani di autentica umanità. Il filo conduttore di questa sera raccoglie diverse voci, penso possano essere sintetizzate da quella di Papa Francesco in due speciali occasioni: il 27 marzo, quando da Piazza San Pietro la sua silenziosa solitudine ha fatto breccia nell'anima del mondo, e il 20 giugno, quando ha riconosciuto a noi lombardi di essere stati artigiani della cultura, della prossimità e della tenerezza. Ma non dimentichiamo certamente la visita del Presidente della Repubblica a Codogno. È indimenticabile il suo appello alla memoria condivisa, come cerchiamo di fare stasera, con l'auspicio di unità, grazie alla forza morale del Paese, oltre ogni distinzione e polemica, in una ripartenza che solo attende di farci dimenticare l'esplosione dell'imprevedibile, ma non la sua lezione. Le voci che mi seguiranno indicheranno diverse sfide. Permettetemi di sottolineare quella del capitale umano, sul quale possiamo sempre contare. Con l'auspicata sconfitta del virus, grazie alla più appropriata campagna vaccinale, confidiamo nel governo, siamo concordi sull'avvio di programmi che mettano a tema i giovani, le donne, il lavoro, con l'emergenza educativa a tutte le età. Papa Francesco, col corpo diplomatico, ha evidenziato la possibile catastrofe educativa che insieme possiamo invece fronteggiare. Memoria e futuro in una feconda alleanza plasmano comunità attente alle proprie risorse. Questa è la memoria equilibrata. Tra le risorse, quelle spirituali sono decisive nel perseguimento di una reale dignità da garantire a tutti. Essa è protetta dalla appartenenza ad un corpo sociale vivo, come mostriamo di essere anche questa sera, e lo dobbiamo essere ovviamente nella fatica e nel vortice della quotidianità. Un corpo sociale vivo che reagisca ad ogni contrarietà. Per questo tanto desidero, insieme alla comunità ecclesiale, dare un segno di incoraggiante vicinanza alle istituzioni, se mi è permesso, agli operatori politici, economici, culturali, al mondo del lavoro e insieme a tutti loro al vasto mondo della salute e della scuola, che sono chiamati a farsi carico con rafforzata responsabilità di un presente che già si confonde con il futuro. Grazie di cuore a tutti.
attimino. Eccellenza Reverendissima, grazie per questa occasione di riflessione comune a cui ci ha chiamati. Consente innanzitutto di rivolgere un saluto, unendomi ai suoi saluti, a tutti gli intervenuti, alle rappresentanti del Parlamento, della Regione Lombardia, ai sindaci, a partire dal sindaco della città capoluogo, a tutti i sindaci che sono presenti, agli amministratori locali che sono presenti, al prefetto, ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Un saluto particolare, carico di riconoscenza, a tutti i rappresentanti del mondo sanitario per il lavoro che hanno svolto e che stanno ancora svolgendo nell'aiutare il Paese a fronteggiare la crisi generata dalla pandemia che abbiamo conosciuto proprio un anno fa. Un anno fa, come diceva il Vescovo, ciascuno di noi credo abbia bene in mente cosa stava facendo. Ci sono dei momenti della nostra vita che incrociano la dimensione collettiva in cui ci ricordiamo cosa stavamo facendo. A chi ha i capelli bianchi credo possa tornare alla memoria in maniera chiara, ad esempio, cosa si stava facendo il giorno in cui è stato rapito Aldo Moro, oppure a chi ha meno capelli bianchi quando sono state abbattute le Torri Gemelle, cioè eventi della storia nazionale o mondiale che incrociano la nostra vita e che quindi restano scolpite nella nostra memoria, anche proprio ricordando ciò che stavamo facendo in quel momento, come abbiamo avuto conoscenza della notizia. Io mi ricordo, accanto ai ricordi che ho appena richiamato, dove ero un anno fa, quando ho ricevuto la telefonata del Ministro della Salute, che mi diceva: guarda che a Codogno sta succedendo qualcosa, io mi sto recando in Regione Lombardia, non so tu dove sei. Io in quel momento ero a Spezia in visita al Comsubim, e se vuoi raggiungermi, visto che sei di quel territorio, mi farà molto piacere. E sono andato in Regione Lombardia, c'era Pietro Foroni che era presente quella sera con altri i sindaci dei comuni coinvolti, e quelle fasi, quelle ore, e ce l'ho ben presente nella testa, così come ho ben presente dove ero la sera in cui si è deciso l'istituzione della zona rossa. Io ero qua nel territorio perché avevamo appena incontrato i sindaci nella sala della provincia per confrontarci su quanto stava avvenendo e sulle decisioni che probabilmente il governo avrebbe assunto. E poi mi sono recato nella sala della protezione civile in prefettura, e lì mi sono collegato con i miei colleghi che erano riuniti in Consiglio dei Ministri e che appunto si apprestavano a prendere quella decisione, rispetto alla quale io ero coinvolto non semplicemente, diciamo, come rappresentante delle istituzioni in quel momento, ma anche come membro di questa comunità, che comunque, anche se non direttamente, perché sono di Lodi, però insomma in maniera molto vicina, veniva colpita da un provvedimento così importante. Giustamente il Vescovo ha detto: il primo paese, la prima realtà, la prima comunità nel novero dei paesi occidentali coinvolta da una decisione di questo tipo, con tutte le implicazioni che una decisione di questo tipo poteva avere in termini anche delle limitazioni, delle garanzie più profonde che interessano la nostra vita, la capacità di relazioni, la libertà di muoversi. E proprio ricordandomi sempre, un anno fa ieri ero collegato per la seconda giornata, collegato in videoconferenza, perché ci siamo abituati a lavorare in videoconferenza. Anche qua il Vescovo diceva: il mondo che avremo di fronte, il mondo nuovo nel quale entreremo, un mondo che sarà profondamente cambiato da questa esperienza, anche il nostro modo di lavorare è stato
profondamente cambiato. Ero collegato in videoconferenza con i miei colleghi, ministro della difesa della NATO, e ho ricordato che appunto un anno fa, stavamo parlando delle sfide e delle minacce, che proprio un anno fa, in occasione di una ministeriale NATO uguale, nello stesso formato, alcuni nel frattempo sono cambiati, io intervenni dicendo dovremmo affrontare l'emergenza del coronavirus, perché questa emergenza avrà a che fare con la nostra sicurezza da tanti punti di vista. E mi ricordo che mi guardarono, lì non ero in videoconferenza, ero in presenza, mi guardarono con una certa, diciamo così, con una certa diffidenza, non capendo di cosa stavamo parlando. Era proprio 3 giorni dopo l'istituzione della zona rossa qua a Lodi, 4 giorni dopo, qua a Codogno e a Casale, 4 giorni dopo. In un anno tutto questo, come dire, ci ha portato in uno scenario completamente nuovo, in uno scenario caratterizzato da sfide inedite con le quali siamo stati chiamati a confrontarci, inimmaginabile, che è entrato prepotentemente nella vita di ciascuno di noi, di questo territorio in modo particolare, che ha sofferto, che ha visto tante vittime, che continuiamo a ricordare, che abbiamo ricordato anche in momenti di memoria collettiva, civili e religiosi, che ha cambiato la nostra capacità e possibilità di relazionarci, che ha messo a dura prova il nostro essere comunità, il nostro sentirsi comunità, che ha chiamato a sforzi di solidarietà enormi, innanzitutto da parte del personale sanitario che è stato chiamato a confrontarsi con questa emergenza. E dentro questa sfida, io credo ci sia una sfida che richiama tante dimensioni, quella sanitaria, quella sociale, quella culturale, quella educativa, quella economica, quella psicologica, nella sua dimensione individuale e collettiva. Ecco, in questi aggettivi io credo ci sia tutto il lavoro che noi siamo chiamati a fare. Quando dico noi come paese, noi come comunità nazionale e internazionale. La risposta a queste sfide è il lavoro che abbiamo di fronte a noi ed è il mondo nuovo col quale saremo chiamati a confrontarci poi. Perché non ci lascerà come eravamo prima. Un'esperienza di questo tipo è un'esperienza che cambia in profondità ciò che siamo e ciò che saremo, che definisce e ridefinisce priorità anche in termini di investimenti, anche in termini di scelte. Certamente la comunità scientifica ha fatto a livello internazionale un grandissimo lavoro in tempi così brevi per arrivare alla definizione del vaccino. E credo che la campagna di vaccinazione, adesso non è questa la sede per discutere di queste cose, però credo che la campagna di vaccinazione sarà una delle grandi sfide con cui ci dovremo confrontare. L'efficacia con cui la realizzeremo sarà una delle strade con cui usciremo da questa situazione. Ripeto, non è questa la sede in cui discutiamo di come avverrà la campagna di vaccinazione, però credo che tutti noi capiamo che quella è la sfida più importante che nei prossimi mesi abbiamo di fronte a noi. Però giustamente il Vescovo ci ha invitato a unire le parole memoria e futuro. Credo innanzitutto alla memoria delle vittime, il loro ricordo, la vicinanza e la solidarietà ai familiari. Ciascuno di noi ha avuto in questo territorio persone care che oggi non ci sono più a causa della pandemia. E la memoria anche di chi quella battaglia col virus l'ha combattuta, ne è uscito. E ricordo di chi la sta combattendo in questo momento, perché ci sono ancora tanti
malati che sono presenti nelle nostre strutture sanitarie, certamente con protocolli migliori, certamente con un'esperienza che ci porta a essere più capaci di dare risposte, ma che ancora in questo momento stanno combattendo quella battaglia. È la memoria del lavoro che è stato fatto, cito ancora una volta gli operatori sanitari, ma il mondo del volontariato, consentitemi, da Ministro della Difesa, non per meriti miei, delle forze armate, delle forze dell'ordine, e vorrei ringraziare qua anche da Lodigiano quanto le forze armate hanno fatto in questa emergenza, quanto hanno fatto anche in questo territorio, il lavoro, il contributo e l'ausilio che hanno portato alla sanità civile. Ma voglio ringraziare le forze dell'ordine per il medesimo sforzo che hanno compiuto nel stare vicino, nell'assistere, anche nel governare in maniera corretta ed equilibrata il rispetto delle regole quando sono state decise le limitazioni alle nostre persone, alla nostra possibilità di relazioni, di movimento della nostra comunità. Ma memoria significa aver presente questo per costruire il futuro, per progettare il futuro, per ridefinire le scale di priorità, per fare in modo che si coltivi la speranza, come giustamente siamo stati richiamati a fare, ma si coltivi la speranza con la concretezza delle lezioni che si apprendono dall'esperienza che abbiamo vissuto. Quando i militari si confrontano con un evento, poi sono abituati a ragionare su quell'evento parlando delle cosiddette lezioni apprese, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, quali sono gli elementi di novità con le quali siamo stati chiamati a confrontarci, qual è stata la capacità di risposta. È la stessa cosa, io credo, la possiamo fare mutuandola e elaborandola in maniera ancora più significativa in tutte le dimensioni del nostro agire, del nostro pensare, del nostro essere. Ecco, lo dobbiamo fare come comunità. Ragionare su come ha tenuto il tessuto della rete della solidarietà, ragionare su come ha tenuto la rete dei servizi e come quella rete può essere migliorata per essere più capace di dare risposte in situazioni analoghe, e soprattutto trovare dentro quel momento di sofferenza, e chiudo con questo, la forza di uno sforzo collettivo per andare incontro al futuro e per costruirlo. Il Presidente della Repubblica, che è stato prima richiamato nel discorso di fine anno, fortemente, diciamo così, concentrato sull'emergenza che il Paese stava vivendo e sta vivendo ancora, ci ha richiamato tutti ad essere costruttori. Credo che ciascuno di noi possa declinare quell'invito e quell'appello nella dimensione della propria responsabilità, sia essa politica, professionale, istituzionale, come singolo cittadino, educativa. Ecco, penso che è il tempo di essere costruttore, di ricostruire, di ripartire e di farlo cogliendo tutti i problemi che il Paese sta vivendo, che sono certamente quelli di natura sanitaria, ma sono anche quelli che richiamavo prima, sociali, economici, culturali, educativi. Ecco, penso che questo sia il modo migliore per fare memoria, ma fare memoria rigenerando noi stessi come singoli e come comunità. Credo che questo territorio abbia sempre dimostrato capacità di reagire, capacità di lavorare insieme, capacità di fare scelte coraggiose insieme, e credo che questa forza che questo piccolo territorio ha, lo diceva prima il prefetto salutandoci in maniera breve, chi viene da fuori spesso, come dire, coglie cose che noi diamo per scontate e che magari non valorizziamo. Ecco, la capacità di questo territorio piccolo di provare a lavorare insieme. Ecco, quando
non siamo in grado di farlo, quando non siamo capaci di farlo, io credo che non facciamo un buon servizio alle nostre comunità. Abbiamo bisogno invece di comprendere che nella relazione tra di noi, nella relazione che la comunità sa realizzare, ecco, ci sta tanto della forza che possiamo impiegare per costruire il futuro. Quindi grazie Eccellenza per questo momento di incontro, e credo che sia un momento davvero bello per noi, e sia un momento che ci riporta a fasi che abbiamo vissuto, che saranno indelebilmente impresse nella nostra testa e anche nei nostri cuori. Grazie al Ministro per l'intervento. La serata si svolgerà proprio sul tema memoria e futuro, come richiamato dal Vescovo, come perfettamente aderente anche all'intervento del Ministro. Iniziamo a entrare nell'argomento memoria con un breve video per il quale ringraziamo Federico Gaudenzi per la realizzazione. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli angeli che li hanno aiutati a recuperare la salute e nello stesso tempo li hanno consolati, sostenuti e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con il Signore. Questi operatori sanitari, sostenuti dalla sollecitudine dei cappellani degli ospedali, hanno testimoniato la vicinanza di Dio a chi soffre. Sono stati silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della tenerezza. Cultura della prossimità e della tenerezza. E voi siete stati testimoni. Anche nelle piccole cose, nelle carezze. Ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Seguono adesso alcuni interventi sul tema memoria. La prima persona a cui abbiamo chiesto di intervenire è il Presidente della Provincia e Sindaco di Codogno, Francesco Passerini, a testimonianza di quello che le istituzioni locali hanno vissuto in quei momenti nel nostro territorio. Grazie. Guarda che non si sente. Eccellenza Reverendissima, Onorevole Ministro,
autorità civili e militari, colleghi sindaci, amici del mondo della scuola, del lavoro e del volontariato e della protezione civile. Cos'è stato quel momento? Quei giorni, penso che tutti, come è stato appunto detto da chi mi ha preceduto, abbiamo scolpito nella mente quegli attimi, quei momenti, quegli istanti che hanno cambiato le nostre vite in quel momento, ma penso l'andamento di quella che è la storia, di quello che sono stati le settimane, i mesi che sono arrivati dopo. Però io credo che in quei momenti, oltre al contagio drammatico che sicuramente non abbandonava, sembrava non abbandonarci mai, sembrava assillarci, sembrava che da un momento all'altro sarebbe stato il nostro turno, perché quella era la sensazione, c'è stato un altro contagio nel nostro territorio, che è stato quello della solidarietà, è stato quello della disponibilità, è stato quello della forza, del coraggio, della volontà di non lasciarsi andare, della volontà di non mollare mai. Questi credo che siano delle sensazioni che il nostro territorio deve conservare, quella volontà di collaborare tra amministratori, semplicemente per darsi una mano, cercando veramente di mettersi a disposizione per quelle che erano le necessità del momento. Mi ricordo sindaci che hanno preso la macchina da punti ben lontani della provincia soltanto magari per dare un supporto, portare degli abiti a qualche paziente che era ricoverato al di fuori della zona rossa e non ci si poteva arrivare. E questo veramente è sintomo di una solidarietà, di un territorio che si è rimboccato le maniche, che si è dato una mano, che ha cercato in un momento che forse ancora oggi non abbiamo ben capito, di affrontare quelle che erano... medici, infermieri, tutto il personale sanitario che in prima linea cercava di salvare quante più vite possibile, il compito di... cercare di aiutarli in quelle che erano le loro esigenze quotidiane, perché sicuramente una zona rossa la possiamo fare sulla carta, ma non si può fare nella vita delle persone, perché ci sono esigenze che non si possono fermare, indipendentemente da quello che accade, che sono le esigenze primarie. E soltanto grazie alla solidarietà del territorio in tutte le sue sfaccettature, che è diventata una comunità unica, una famiglia, perché soltanto con lo spirito di famiglia si esce dalle difficoltà. E io sono convinto, dopo la memoria guardando il futuro, che se manteniamo questo spirito, manteniamo questa volontà di stare insieme e di muoverci insieme, riusciremo ad affrontare le sfide che il nostro territorio ha davanti, e sono tante, perché finita e finirà, ne sono convinto, questa emergenza sanitaria, ci sarà la crisi economica, che sarà un'altra emergenza che dovremo affrontare con lo stesso spirito che abbiamo affrontato quei giorni e quelle settimane. Perché soltanto con quello spirito, con quella unità, con quella compattezza si riusciranno ad ottenere dei risultati che poi sono risultati che saranno fondamentali per i nostri cittadini, per il prossimo futuro, un futuro che non sarà soltanto di qualche mese, ma un futuro che toccherà le nostre vite per molti e molti anni, perché comunque il mondo, volenti o nolenti, è cambiato. Dobbiamo cercare di capirlo e seguirlo, ma il nostro territorio fino adesso ha dimostrato di averlo capito, e resiste ancora in questa fase di emergenza, ma con una volontà, un fuoco che sta bruciando, che vuole ripartire. E proprio sulla base di quello spirito, di quell'unità, di quella compattezza, io sono convinto che il nostro territorio giocherà tutte le partite che questo futuro ci porrà davanti. E sono sicuro che con questo spirito, con l'aiuto di tutti, ognuno di noi, col principio di responsabilità collettiva che ci ha contraddistinto nei primi giorni dell'emergenza, riusciremo a vincere le sfide e a portare il Lodigiano a tornare a correre, perché credo che è veramente quello che si merita la nostra gente. Grazie Eccellenza. Grazie. Il secondo intervento che chiediamo è quello del dottor Stefano Paglia, direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Lodi. Eccellenza grandissima, a tutte le autorità presenti, ai colleghi, ai cittadini, vorrei innanzitutto rivolgere un ringraziamento per questo momento difficile ed emozionante per me. Essere qui a parlare di memoria e futuro è una cosa difficile, anche perché un po' temuta.
perché prima o poi con tutto quello che è stato bisogna fare i conti, ognuno di noi dovrà farlo, dovrà rileggere tutto quello che è successo, tutto quello che ha vissuto, affrontare tutta la sofferenza, la morte e necessariamente costruire il futuro. Non vi nascondo che per tanto tempo ho sperato che con la stessa forza con cui questo virus, questa situazione, ha cancellato tutto, tutti gli impegni precedenti, tutto ciò che si riteneva importante, obbligandoci tutti come un gruppo di operatori sanitari, ma una società, una comunità, un paese e più avanti un'intera umanità, purtroppo, a doverci occupare integralmente di questo, come se tutte le diverse tonalità che costituivano la vita di ognuno di noi fossero diventate un unico lungo suono opprimente. Ricordo in quelle lunghe settimane, mesi, quelle diciamo peggiori, questa sensazione di oppressione, di sostenuta dalle costanti sconfitte e dalla presenza costante della morte e della sofferenza. E per questo ho pensato e sperato a lungo di poter vedere la fine di questa situazione come l'arrivo di una bella stagione che cancellasse tutto, tutto quanto, in modo da potersi buttare tutto alle spalle senza dover riaprire quel contenitore di ricordi. Poi però ho cominciato a pensare a tutto questo in un altro modo, anche perché ci sono tante persone, troppe, che sono morte, tante persone che hanno sofferto e tuttora soffrono in condizioni di difficoltà legate a quello che questa pandemia ha lasciato. E allora penso che tutti quanti noi, io per primo, abbiamo il dovere di ricordare anche ciò che ci ha consentito in una qualche maniera di andare avanti. Cioè, è sbagliato ricorrere alla tentazione di cancellare tutto, di dimenticare tutto questo. È sbagliato perché dimenticheremo anche delle cose che invece devono restare. Non possiamo pensare a un futuro che dimentichi come se fosse stata la vita di qualcun altro quello che abbiamo passato e quello che è stato. Dobbiamo costruire un futuro che sia solido. Dobbiamo essere capaci di vedere ciò che ha funzionato. E negli interventi che mi hanno preceduto è già stato citato ed è assolutamente condivisibile la positività, l'enorme fiducia che ognuno di noi è riuscito a trarre dall'altro, dalla consapevolezza dell'essersi sentiti a un certo punto tutti ingaggiati in una battaglia contro qualcosa che non può che essere definito come il male assoluto. Qualcosa che doveva essere contrastato da tutto, da tutti, e in questo non finirò mai di sorprendermi della tenacia con cui questa collettività ha reagito, della dignità che questa collettività ha dimostrato e della civiltà che questo paese ha dimostrato di fronte a questa situazione. Quando tutto e tutti non capivano quello che succedeva, noi qui lo sapevamo già. Ricordo i volti delle persone che, passando per il pronto soccorso, dicevano: non ci dovete spiegare niente, abbiamo capito. E ricordo la dignità delle persone che affrontavano la malattia, la dignità delle persone che affrontavano la morte, la dignità dei parenti. E tutto questo ci impone, credo, di cercare di essere delle persone migliori, di guardare a ciò che facciamo
con un'etica della nostra professione, ognuno per ciò che fa. Ogni città come comunità e il paese come paese, perché abbiamo il dovere, ritengo, di lavorare non per dimenticare, ma per costruire un futuro migliore affinché la nostra collettività, la nostra società sia in grado di affrontare quello che il futuro potrà portare. Come operatori e come sanitari, come che qui indegnamente rappresento e non posso non guardare colleghi che hanno vissuto insieme a me e più di me tutto questo, credo che la lezione da imparare sia che abbiamo vissuto per tanto tempo nell'illusione di non essere, di essere intoccabili, di avere una tecnologia che ci avrebbe consentito di governare in qualche maniera i flussi, le cose, di poter programmare. Ecco, questo ci ha riportato a una condizione che forse è comune a quello che provano le persone che sono sopravvissute a un terremoto, no? A una sorta di senso di precarietà, che però è molto più sensato dell'illusione che forse avevamo prima. Forse questa doverosa umiltà e doveroso rispetto nei confronti di tutti coloro che non ce l'hanno fatta è il primo motore che deve restare per essere operatori sanitari migliori e per avere il coraggio di pensare a un sistema sanitario che sia in grado di far fronte a ciò che è realmente importante. E ringrazio ancora tutti per questa occasione di riflessione. Grazie. Grazie dottor Paglia. Introduciamo adesso la seconda parte della questa serata, questo incontro sul tema futuro, con un video che ci riporta su questa prospettiva. Da Codogno, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della Costituzione, ricordando nuovamente i nostri concittadini morti per il coronavirus e rinnovando grande solidarietà ai loro familiari e alle comunità di cui erano parte. Questi voti sono ferite che possiamo tentare di ricucire soltanto con il ricordo. Occorre pensare a un modo efficace e comune per accogliere e custodire questa memoria. Siamo stati testimoni di migliaia di gesti solidali, coraggiosi, di testimonianze di altruismo, di abnegazione, spesso di felice inventiva nell'aiuto a chi ne aveva bisogno. Si è manifestato un patrimonio morale presente nel nostro Paese, è il sommerso del bene che va fatto affiorare, va fatto prevalere, affinché caratterizzi in modo positivo la ricostruzione che attende la nostra società. Questo è il tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per il nostro Paese, facendo appieno il nostro dovere, ognuno per la sua parte. Come comunità cristiana dobbiamo veramente diventare solidali in questo, farci vicini con la preghiera e poi, quando sarà consentito, incontrandoci per assumere questo dolore e condividerlo, perché non avremo tempo di lasciarci affaticare, bisognerà riprendere la vita con tanto entusiasmo addirittura, e la nostra fede è questa risorsa. Da qui vogliamo ripartire con la più grande speranza per il futuro.
Facciamo seguire adesso tre brevi interventi di persone a cui abbiamo chiesto di portare la voce delle realtà in cui operano o prestano servizio o su cui hanno una particolare e profonda visione. Cominciamo dalla professoressa Laura Maiocchi, che è dirigente scolastico dell'Istituto Professionale Einaudi, come voce delle realtà educative e scolastiche. Buonasera a tutti. La scuola ha reagito all'emergenza con energia e senso di responsabilità da parte di chi vi opera quotidianamente. La scuola si è dovuta reinventare e riorganizzare con la didattica a distanza, nonostante non sempre disponga di strumenti tecnologici adeguati a rispondere ai nuovi paradigmi educativi richiesti dalla complessità del presente. Si sono acquisite nuove competenze digitali, di cui far memoria, per rinnovarsi e rispondere alle nuove richieste della società, per restringere quel disallineamento con il mondo del lavoro e delle professioni che spesso viene denunciato. Finalmente, dal 25 gennaio, gli studenti sono tornati tra i banchi di scuola, anche se solo il 50%. All'inizio, negli occhi di tutti, studenti e personale, serpeggiava un sentimento di paura e diffidenza. Ma poi è emerso il desiderio di relazionarsi, di reincontrarsi, condizione fondamentale nel processo educativo. L'educazione non è una parola, non è mera trasmissione di nozioni e contenuti, è un'esperienza. Il problema dell'educazione riguarda innanzitutto noi adulti, perché da noi dipende la possibilità che i giovani possano incontrare una strada per il loro cammino. È una strada umana, non è un insieme di discorsi e di parole, di istruzioni per l'uso, ma una vita che si comunica con ragioni adeguate. Le competenze non possono essere acquisite soltanto attraverso uno schermo, soprattutto quando le conoscenze e le abilità da trasmettere necessitano di esperienze in laboratorio. Nella scuola si parla di learning by doing, imparare facendo. I laboratori sono determinanti per garantire l'efficacia dell'apprendimento e per diminuire il gap rispetto alle richieste che vengono dal mondo delle professioni. La presenza a scuola diventa quindi indispensabile e tutte le istituzioni si devono impegnare perché ciò sia possibile e in sicurezza. La scuola che dirigo è un istituto professionale dove sono fondamentali i laboratori. Per fortuna siamo riusciti, come anche altre scuole, ad attivarli in presenza e in sicurezza. E questo ci ha permesso di non lasciare indietro i nostri studenti, che sono riusciti così ad acquisire quelle competenze che gli serviranno per costruire la loro professione e il loro futuro come membri responsabili della comunità. La scuola ha proprio come mission fondamentale quella di accompagnare e supportare le persone nel processo di crescita e di sviluppo che le porterà a vivere il ruolo di cittadino attivo. Il neo ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, nel suo saggio Nello specchio della scuola, pubblicato lo scorso ottobre, afferma che sia ormai indifferibile avviare una vera fase costituente per la scuola, una nuova stagione in cui essa torni a essere, o meglio, divenga, il motore di una crescita di un paese che da troppo tempo è bloccato. La scuola deve tornare nel cuore di tutti, soprattutto di chi non va a scuola. Nella nuova scuola anche gli ambienti di apprendimento richiedono un profondo ripensamento degli spazi educativi. Ciò comporta un impegno di lungo periodo, con un piano per la messa in sicurezza e l'innovazione del patrimonio scolastico. In particolare, la didattica dei nostri tempi deve poter garantire una formazione che permetta a tutti gli alunni di raggiungere gli stessi traguardi formativi, pur partendo da situazioni talora molto differenziate. Per il futuro dobbiamo lavorare tutti insieme per una scuola aperta e inclusiva, che si faccia carico delle fragilità delle persone e dei territori. Come dice un proverbio africano citato da Papa Francesco nell'intervento in Piazza San Pietro del 10 maggio 2014, per crescere un bambino, e io aggiungo anche un ragazzo, serve un intero villaggio. Quindi la sinergia tra tutte le istituzioni è fondamentale perché questo processo di crescita sia fattibile. Una collaborazione che è già in atto, per esempio con l'agenzia di trasporto, con l'ATS, che ha contribuito alla riapertura delle scuole. Ma insieme bisogna fare di più. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie, professoressa. Secondo intervento è di Lorenzo Rinaldi, direttore del Cittadino, a cui abbiamo chiesto di sintetizzare dal suo punto di vista preferenziale, approfondito,
quelle che sono le situazioni dell'economia e del lavoro nel nostro territorio. Saluto il Vescovo di Lodi, il Ministro della Difesa, le autorità civili e militari, i sindaci, gli amministratori locali e tutti i presenti. Lo scorso mercoledì 17 febbraio, nel suo discorso al Senato, in occasione del voto di fiducia al suo governo, il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, ha sottolineato la necessità di una nuova stagione di riforme per ammodernare il Paese, ma ha anche evidenziato con forza che nell'immediato occorrerà affrontare tre emergenze: la pandemia, con la contestuale e urgente campagna di vaccinazione, le fragilità sociali in forte incremento e la crisi che sta investendo il mondo del lavoro. In particolare, il provvedimento che dispone il blocco dei licenziamenti scadrà il prossimo 31 marzo e per quella data occorrerà definire come intervenire efficacemente nei mesi successivi. Secondo la Banca d'Italia, con questa misura si sono evitati finora 600.000 licenziamenti. A fine marzo scadrà anche la possibilità di accedere alla cosiddetta cassa integrazione Covid, che ha rappresentato un argine per milioni di lavoratori e un sostegno per le imprese. Vi è poi il tema dei ristori. Imprese e partite IVA attendono l'intervento per reintegrare parzialmente le perdite subite durante la seconda ondata della pandemia e le chiusure dei primi due mesi del 2021. In questo quadro generale occorre valutare la situazione del Lodigiano, partendo dall'aspetto occupazionale, che si lega strettamente alla tenuta sociale del territorio. A inizio 2020 il tasso di disoccupazione in provincia di Lodi si è attestato al 7,2%. Preoccupa la disoccupazione giovanile, che arriva al 15,8%, a fronte di una media lombarda del 12,2%. Segno che su questo versante occorre fare di più, soprattutto nel rapporto di interscambio fondamentale tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Così come occorrerà dedicare particolare attenzione al tessuto produttivo e al rapporto tra lavoratori e imprese. Il blocco dei licenziamenti ha congelato le difficoltà, ma il presumibile allentamento di questo provvedimento, non sappiamo ancora in quale misura, pone davanti a noi la concreta possibilità di ristrutturazioni aziendali in un contesto nel quale il mercato del lavoro appare poco dinamico e non si è ancora ripreso del tutto dalle due ondate di crisi degli anni 2000. La prospettiva di un rafforzamento dell'attività del Centro per l'Impiego è certamente positiva. Tuttavia, i risultati deludenti della fase 2 del cosiddetto reddito di cittadinanza, cioè il reinserimento nel mercato del lavoro, non consentono facili entusiasmi. Quanto al tessuto artigianale e al comparto dei servizi del terziario, che rappresentano una quota significativa del PIL lodigiano, le restrizioni adottate per contrastare la pandemia hanno generato gravi perdite, non compensate del tutto dagli interventi governativi. Su questo fronte solo la ripresa della vita sociale ed economica locale, ad un livello accettabile, potrà consentire una robusta inversione di tendenza. Ma è necessario che la campagna vaccinale proceda in modo spedito e senza tentennamenti. Grazie Lorenzo. Terzo intervento è di Francesco Chiodaroli, che è direttore della Fondazione Danelli e ci porta anche la voce come rappresentante di UNEBA, dandoci il suo punto di vista sulla situazione delle strutture per disabilità, anziani e la vicinanza alle fragilità. Buonasera, questa sera parlo in qualità di presidente provinciale di UNEBA, che è l'associazione degli enti gestori sociosanitari e sociali di ispirazione cristiana.
Nel programma questa breve riflessione prende il nome di futuro e fragilità, proprio perché è delle persone fragili che gli associati di Uneba si occupano. Fragilità è una parola importante, permettetemi, bellissima, perché è legata all'esercizio della nostra umanità, umanità che si caratterizza rispetto alle altre specie animali proprio nel praticare la solidarietà e nel prendersi cura dei propri fratelli, figli di un unico padre. Ecco, questa pandemia ci fa memoria che nonostante tutti i nostri progressi, tutte le nostre tecnologie, siamo e rimaniamo persone fragili. Fragili nasciamo, perché da bambini non siamo autonomi. E fragili, se avremo il dono della salute, ridiventeremo da anziani. Fragili si può rimanere tutta la vita per delle disabilità congenite o acquisite. E fragili si può essere per condizioni diverse dal non essere sani, ma per esempio per condizioni di estrema povertà. In questa pandemia ci siamo tutti ricordati di questa condizione. Tutti abbiamo avuto conoscenti, parenti, amici, familiari che hanno vissuto il calvario della malattia. Tutti abbiamo perso le nostre autonomie, le nostre sicurezze, le nostre libertà. Tutti siamo diventati dipendenti gli uni dagli altri, perché nelle pandemie nessuno si salva da solo. E in questa dipendenza abbiamo intravisto il vero valore della comunità, della solidarietà, di quel prendersi cura che ha radici profonde nella nostra terra. Una terra fertile per i prodotti agricoli, certo, ma anche per quella socialità solidale radicata nel Vangelo, come l'ha definita il nostro Vescovo nell'invito della serata di oggi. I nostri santi, d'altronde, sono San Bassiano, difensore dei poveri, Madre Cabrini, patrona dei migranti, e Don Gnocchi, padre dei bambini mutilati dagli orrori della guerra. Tutti abbiamo percepito lo stesso futuro fragile, perché è legato a mutamenti climatici e a un ambiente malato per lo sfruttamento, dove le pandemie potrebbero tornare ad avere una frequenza non controllata. Ecco allora un'importante indicazione che lega il futuro alla memoria. Teniamo viva la memoria della fragilità percepita in questo periodo. Frequentiamo le persone fragili e impariamo da loro il valore dei legami, della solidarietà, della dipendenza gli uni dagli altri. Ricordiamoci che il prendersi cura delle persone fragili non è un compito delle istituzioni e degli enti sociosanitari e sociali, ma della comunità tutta, che diventerà più ricca e più umana. I nostri enti nulla possono, infatti, senza il convinto sostegno delle comunità, delle quali sono espressione, e questo senza divisioni partitiche o tra maggioranze e minoranze, perché la comunità è una e le persone fragili sono di volta in volta i nostri genitori, i nostri figli, i nostri mariti, le nostre mogli. Ecco, dovendo parlare del futuro, una cosa che mi permetto di sottolineare pertanto è che pensare al futuro bisogna garantire la sopravvivenza dei servizi nel presente. Importanti fondi per i saldi del 2020 sono stati messi a disposizione da Regione Lombardia, ma purtroppo non sono ancora stati erogati. Molti enti gestori sociosanitari, in particolare quelli rivolti agli anziani che hanno avuto le principali difficoltà dovute ai decessi, ne hanno bisogno per pagare gli stipendi. Invoco allora che, nonostante tutte le burocrazie che ovviamente sono interminabili e a cui noi, tutti noi siamo sottoposti, però questi saldi vengano dati velocemente per la sopravvivenza e poter pensare al futuro. E nel futuro del sistema sociosanitario, una seconda cosa che chiediamo è che le comunità lodigiane siano unite proprio nel chiedere a gran voce la ricomposizione di un gruppo stabile di funzionari regionali dedicati al sistema sociosanitario. Ne abbiamo bisogno, funzionari competenti e con un'adeguatezza di organico. Abbiamo bisogno di adattare il sistema alle nuove fragilità, che sono in continuo mutamento. E questo lavoro, per essere efficace, deve avere come via obbligatoria un ascolto vero e permanente con i territori, con i sindaci,
con gli uffici di piano e con le associazioni di categoria delle famiglie. Il terzo auspicio per un futuro non fragile dedicato alla fragilità è il completamento delle riforme, perché in questo momento la programmazione dei bisogni è ancora troppo lontana dal nostro territorio e non di certo per colpa delle persone che attualmente se ne devono occupare. Che sia una diversa articolazione delle ATS, il decollo dei distretti con adeguati investimenti in personale e risorse o l'attribuzione di alcune funzioni alle SST supplettive a quelle attuali, ma dobbiamo trovare una formula capace con efficacia di ascoltare, coordinare e programmare le risorse territoriali dedicate ai servizi sociosanitari, all'integrazione con quelli sociali e ai medici di famiglia. Insieme ce la possiamo e ce la dobbiamo fare. Vi ringrazio per l'ascolto. Adesso presento io il direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale che ha presentato tutti gli altri, che raccoglierà alcuni brevi pensieri per tutti. Grazie Eccellenza, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti con il loro contributo e tutti voi presenti. L'Ufficio di Pastorale Sociale vuole rimarcare la necessità, condivisa da tutti, di proseguire uniti di fronte alle gravi e improrogabili difficoltà che oggi vivono le nostre comunità. Questo incontro, che è stato fortemente voluto dal Vescovo, ne vuole essere il segno visibile. La memoria recente di quello che è successo ci sia da guida, come anche la memoria più profonda delle nostre radici di valori, che sono alla base del nostro tessuto sociale e comunitario. Servono entrambe per portarci verso un futuro orientato al bene comune, che si può costruire solo se riconfermiamo la convinzione di voler essere insieme sulla via, perché nessuno si salva da solo. Proseguire sulla via insieme significa stare uniti al di là delle diversità e degli individualismi, rispettando le diverse posizioni e le istanze di ognuno, ma riconoscendo che c'è un cammino comune che vogliamo intraprendere. La diocesi da tempo persegue con umile convinzione tre elementi che ci possono tenere saldamente uniti e indicarci la strada. Su questi temi l'Ufficio di Pastorale Sociale cerca di offrire al riguardo tutta la sua collaborazione ai soggetti che a diverso titolo e con diversa responsabilità si fanno carico di queste istanze. L'ambiente e il clima. La conversione ecologica del nostro essere cittadini di questa terra deve essere l'elemento caratterizzante di ogni nostra scelta politica individuale. Lo richiedono il nostro territorio, lo richiedono le future generazioni. Un'ecologia integrale, che è un'ecologia positiva non solo verso l'ambiente, ma verso l'uomo e ogni uomo. La sostenibilità ecologica, quella sociale e anche quella economica sono inscindibilmente legate. La triste vicenda pandemica ne è la drammatica prova. Il lavoro. Il Lodigiano è terra di lavoro. Occorre trovare azioni condivise per sostenere il tessuto economico e produttivo in un'ottica di sostenibilità e sviluppo, premiando quelle imprese che operano con criteri di responsabilità sociale e non lasciando lavoratori ed aziende in situazioni di difficoltà e di abbandono. Gli ultimi. Le nostre comunità hanno da sempre dato prova di sostegno alle situazioni di maggior fragilità e di emarginazione. Francesco le ha ricordato. Disabili, anziani, malati, immigrati. Abbiamo dimostrato che il contesto lodigiano può essere fruttuoso nel creare reti e strutture a sostegno delle fragilità e degli ultimi. Proprio partendo dal dare dignità e valore a queste persone, nasce una ripresa sostenibile sia in termini sociali ma anche in termini economici. Su questi tre temi è auspicabile che vi sia la massima interlocuzione, con quanti fossero altrettanto disponibili a momenti di condivisione di idee, a cui sarebbe proficuo se partecipassero gli amministratori del nostro territorio,
affinché si possa creare una base comune di conoscenza e di idealità. Siamo fermamente convinti che l'Odigiano abbia nella sua comunità il capitale umano e sociale adeguato per poter ripartire insieme nella direzione del bene comune e che possa trovare nelle istituzioni che voi questa sera siete chiamati a rappresentare persone capaci di essere guida ed esempio di responsabilità. Ecco, cari amici, io vi ringrazio perché avete accolto tanto significativamente questo mio appello a non rimandare tutto perché siamo in un tempo di difficoltà. Ogni tempo è una opportunità, è una risorsa, come le risorse umane di cui siamo prova stando insieme questa sera e di cui ci hanno dato prova alcuni nostri amici che ringraziamo ad uno molto cordialmente. Questi due video li troverete, mi pare, anche sul sito del Cittadino, ma senz'altro sul sito della nostra diocesi. Da lunedì io incomincerò un piccolo pellegrinaggio nelle scuole superiori di Lodi. Partiranno gli amici del liceo Verri per una lezione scolastica dal titolo Tra memoria e futuro, tanto per non essere ripetitivi. E proietteremo questi due video che vi chiedo in semplicità di divulgare. Le luci della cattedrale non ci hanno permesso di coglierne anche la dimensione artistica dell'autore, che l'autore ha voluto consegnarci. E quindi chiedo a tutti di continuare a coltivare nella mente e nel cuore la memoria che ci tiene in piedi e ci fa andare avanti, perché sa che l'umano vince sempre e comunque su tutto ciò che può sembrare talora una irreparabile sconfitta. E poi arriva la fede cristiana, che vuole rispettare il percorso di pensiero e di ricerca di ciascuno, senza alcuna pretesa a dire c'è addirittura un oltre. Non si può mai parlare di fine per l'uomo e per la donna. Il nostro stare insieme sprigiona anche questa irrinunciabile attesa di pienezza che abbiamo nel cuore, e abbiamo il dovere di scambiarci ciò che ci sembra grande e importante per la vita. E allora io questa sera vi chiedo un attimo di silenzio nel quale ciascuno fa memoria e chiede qualcosa di grande per tutti, guardando al futuro con fiducia. E poi la cappella musicale, derogando alle norme di Quaresima che impediscono il canto dell'Alleluia, eseguirà addirittura, per dire che il futuro è benedetto dal nostro Dio, l'Alleluia di Handel. Quindi li ringrazio di tutto cuore. Il mio grazie a voi è condiviso dal Vicario Generale Don Bassiano Ugge. E permettetemi, non potendo citare ad uno tutti i presenti, in particolare i signori sindaci, di citare il broletto che è contiguo alla cattedrale, quindi la signora sindaco. Non ho citato la provincia perché è intervenuta addirittura con il suo presidente, ma sentitevi ringraziati e, se permettete, anche ricordati nella preghiera del Vescovo ad uno, insieme ai vostri collaboratori, ai colleghi, ai destinatari della vostra testimonianza, oltre che del vostro lavoro, e certamente ai vostri familiari. Ora insieme dedicheremo questo momento di silenzio. Chiuderò con una preghiera alla quale chi desidera potrà unirsi, e poi non fuggite subito perché dobbiamo ascoltare l'Alleluia di Handel. Un ultimo rilievo: questa cattedrale diventerà, spero dopo l'estate, se il governo con le vaccinazioni ferma la corsa del virus, l'aula sinodale. Insieme sulla via siamo nella nostra vita. Spero ci siano occasioni nelle quali confrontarci sul bene della nostra città, con la ricchezza che ciascuno costituisce per tutti. Questa sera non possiamo dare spazio al confronto, al dialogo,
dovete tornare a casa, ci sono degli orari da rispettare, delle norme che noi per primi vogliamo onorare. Ma la mia riconoscenza è grande anche perché al termine di una settimana attendevate un venerdì tranquillo e il Vescovo arriva con le sue riunioni. Grazie di cuore. Ci alziamo in piedi per questo attimo di silenzio. Il nostro padre Bassiano e i santi citati da Francesco Chiodaroli, aggiungiamo Sant'Alberto, ci consegnano un pensare nella realtà che non disdegna di valorizzare l'impronta della fede in tutta la sua pertinenza umana, al fine di capire e progettare il nuovo, che è sempre tanto familiare al senso di umanità, dal quale dobbiamo lasciarci guidare. Chiediamo l'intercessione dei santi per la pace serena e senza fine di tutti quanti ci hanno lasciato e che continuiamo ad amare, sapendo di essere amati da loro. Non dimentichiamo certamente coloro che hanno dato la vita in prima linea nella lotta al contagio pandemico e tutti gli attuali ammalati. A questa preghiera si unisce Maria, patrona della nostra cattedrale. La invochiamo con le parole che troviamo nella preghiera preparata per il Sinodo XIV della nostra Chiesa, che vuole camminare con tutta la società lodigiana. Prendo solo le ultime parole, non preoccupatevi. Madre di Dio e nostra, memoria e futuro di nuova umanità, che indichi la via da percorrere insieme, custodisci per tutti la certa speranza pasquale. La conferma di questa speranza arriva da Endel.
Buonasera e grazie a tutti. E la memoria e il futuro han preso le ali. Forse facciamo un applauso alla Cappella Musicale e a tutti quelli che hanno creduto nel futuro e ai nostri cari, vivi e defunti. Siamo stati migliorati. Grazie a tutti.